Buonasera, live bianconera, 6 marzo 2021, la Juventus batte 3-1 in rimonta alla Lazio, gol di Adrien Rabiot per pareggiare, doppietta di Morata per stenderli completamente. Qui con me a parlare di questa grandiosa rimonta, forse la migliore Juve stagionale, Angelo Mineo, buonasera. Buonasera Buonasera a tutti. Buonasera ad Edoardo Di Nuzzo. ragazzi, ciao a tutti. Buonasera anche ad Andrea. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E buonasera al nostro regista Francesco Bianchetti, detto Blanchi, dalla Garbatella. Il primo commento, il più bello di tutti, lo devo leggere. La bianconera, meglio della finale di Sanremo. Concordiamo. Concordiamo, gruppo d'ascolto La Bianconera al posto di Amadeus, Di Nuzzo al posto di Fiorello. Io concordo anche su questo. Forse Angelo no, per sentimento patriottico verso i suoi conterranei, o no? Non particolarmente, Non comunque. particolarmente, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, io l'ho detto già prima, secondo me, caro Angelo, quella di oggi è la migliore Juventus e devo ringraziare, dobbiamo ringraziare di cuore l'arbitro Massa che ci ha fatto incazzare molto, soprattutto nel primo tempo, ma secondo me ci ha consentito di avere una reazione d'orgoglio che non abbiamo visto mai nel corso di quest'anno. Non so come la vedi tu. No, è stata la Juve ha fatto 50 minuti di grande calcio ed è una prestazione che è arrivata da uomini che sinceramente non mi aspettavo. Io avevo grosse incognite ad Alessandro Centrale, però secondo me ha fatto una partita strepitosa a qualsiasi livello, coprendo anche diverse lacune di Demiral, che oggi è stato altalenante, ha avuto dei picchi altissimi, ma anche nel gol di Correa, secondo me, ci ha messo tanto del suo. E mi è piaciuto molto Ramsey, che è sgravato da compiti di copertura in fascia, secondo me, soprattutto nel primo tempo, ha potuto sganciarsi con più tranquillità in avanti senza avere grosse porzioni di campo da coprire. E mi piace sottolineare, oltre a Morata strepitoso e Chiesa, non si può aggiungere nulla su Chiesa. Chiesa oggi la Juve, citando Buffa, va al ritmo del respiro di Chiesa, cioè lui Bellissimo che questo. è lui che detta veramente quando la Juve deve andare in forcing, quando deve cercare di costruire occasioni, perché la forza con cui si costruisce l'occasione da tiro è impressionante. Comunque dicevo, menzione finale secondo me per Kulusevski, perché Kulusevski nel primo tempo è stato un imbuto verso cui confluivano le nostre azioni, ma che si chiudevano irreparabilmente quando lui toccava palla. Nel secondo tempo ha fatto un secondo tempo tosto, soprattutto senza palla, mi è piaciuto molto. Gran bella Juve, grande prova dalle seconde linee. Ok, abbiamo un nuovo abbonato che dobbiamo categoricamente ringraziare. Si tratta di Paolo 0910. Grazie Paolo, un nostro abbonato con Prime. Vi ricordo che potete seguire l'esempio di Paolo abbonandovi appunto sia con Amazon Prime, ma anche se volete farlo in altro modo. Avete dei vantaggi esclusivi grazie all'abbonamento alla Bianconera, alla piattaforma Twitch della Bianconera. Quali sono questi vantaggi? Potete venire in live con noi, potete scrivere un pezzo per laibianconera.com, potete avere le emoticon di La Bianconera e soprattutto non avete le pubblicità, quindi meglio di così. Si muore, si muore, si muore. Perfetto. Altra cosa che volevo dire, un piccolo rant che volevo fare, forse l'ho notato per qualche calciatore, soprattutto di giovane età della Juventus, dobbiamo andarci un pochino calmi a dare dei giudizi perentori, perché io dopo il gol della Lazio ho sentito dei rimproveri contro Demiral, poi dopo Demiral ha fatto una partita perfetta e Immobile non l'ha strusciata, correggetemi se sbaglio. Seconda cosa, le critiche ad Alvaro Morata in questi 2 mesi di appannamento. Bisogna stare anche un po' vicino a questi ragazzi. Morata, tra l'altro, non è nemmeno più un ragazzino, ma se una persona ha dei problemi, nella sua vita privata, solitamente si sta vicino a quella persona, non si butta a merda a prescindere, soprattutto se nella prima parte di stagione ti ha salvato tante volte il tuo deretano, ecco, quindi questo vorrei sottolinearlo. E infine, una grande prova di Federico Bernardeschi. Prima di questo vorrei coinvolgere la chat. Se, secondo loro, quale sia stato l'LB Man of the Match? Voglio sentire i vostri commenti, li leggiamo e siamo pronti quindi a fare tutta l'interazione possibile con voi. Volevo sentire un commento alla partita di Andrea a questo punto.
Sì, io sono d'accordo con Angelo su quello che ha detto precedentemente e volevo aggiungere una cosa che ho notato non soltanto in questa, ma anche nelle precedenti prestazioni di Alessandro, perché sia contro il Verona, una squadra tosta che ti pressa, ti va a prendere uomo su uomo e che ti ha messo in difficoltà soprattutto dopo il loro gol, che contro lo Spezia, secondo me Alessandro ha fatto altre due prestazioni di grandissimo livello. Cioè, come difensore centrale ed è una cosa che io auspico possa diventare, non dico costante, ma che ci si possa lavorare affinché poi lui abbia un futuro in questo ruolo, perché secondo me, non ha più senso pensare a un Alessandro in ottica cessione, perché non è un terzino le cui caratteristiche possano essere, diciamo, ambite da un top club, perché non ha più quella spinta, quella propulsione offensiva che lo caratterizzava nelle sue prime annate, mentre Alessandro, secondo me, difensivamente è un giocatore affidabile, è mancino e tante volte dobbiamo sacrificare o Demiral o De Ligt a sinistra che non si trovano a proprio agio, e di testa e nei contrasti Alessandro è un grandissimo giocatore, secondo me. Di testa è uno dei migliori che abbiamo insieme a McKennie, credo. Sì, allora, innanzitutto devo ringraziare Lord che ci ha fatto una donazione di 100 bit, quindi grazie Lord, molte grazie. E leggo i vostri commenti all'LB Man of the Match. C'è una grande parità, però io voglio premiare Danilo, sì, concordo con Ippoliti, Danilo migliore in campo. Vedo come sempre Federico Chiesa Man of the Match. Chiesa ha cambiato la partita, leader totale. Chicco Chiesa, abbiamo Edo che si esprime con Danilo, ma Edo tra poco lo facciamo parlare. Danilo Idolo, tardi 7, migliore in campo Chiesa, giocatore che stasera mi ha gasato in ogni frangente. Tra l'altro anche Rabiot, ragazzi, molto bene oggi. Devo dire, nelle due fasi non me l'aspettavo per niente, quindi sono contento anche per questo. C'era un commento interessante che volevo leggere, ce ne sono tanti in realtà. Allora, innanzitutto, Fabio, sono d'accordo che Demiral ha giocato bene, ma l'errore sul gol è incredibile. In area dalle spalle a Correa gli lascia 1 metro, però ragazzi è vero, non è un bellissimo modo di difendere, ma l'errore tecnico in relazione lo fa Kulusevski e caschiamo un'altra volta con un Loluk. Intanto il regista ci manda un Rabiot dannata. Chi lo fa? Di chi è l'errore sul gol? Edo, di chi è l'errore? Più Kulusevski o più Rabiot? No, vabbè, l'errore parte ovviamente da quello tecnico di Kulusevski, e quando sei messo poi male devi andare a rincorrere, e io evidenzierei anche la giocata di Correa, cioè lui sposta e calcia in una frazione di secondo, lì Demiral ci sta che va a vuoto, però a dare colpa a Demiral non me la sento sinceramente sul gol. Di chi è la colpa? Vogliamo fare una sorta di processo, Angelo, più Kulusevski No, o più Demiral? sai cosa mi ha rubato l'occhio? Il fatto che Demiral si sia girato. Quella cosa proprio io da un difensore del suo livello, perché io gli attribuisco un livello alto, non me l'aspetto. È una compartecipazione, certo, però io tendo ad attribuire più a Demiral, sinceramente. Perfetto, perfetto. Anche questo dubbio ce lo siamo tolto. Devo ammettere che dopo tanto tempo ho ritrovato la voglia di esultare dopo un gol. Bella partita da Juve, devo dire che ho esultato tantissimo pure io e mi hanno rimproverato per non urlare troppo quando ho esultato per il secondo gol di Morata. Ecco, questa è un'altra domanda interessante. Danny Supremacy, cosa ne pensate di questo Sandro versione Alaba per il futuro? Non solo nella difesa a 3 ibrida, ma anche in una difesa a 4 vera e propria, uno dei migliori in campo. Andrea. No, sono d'accordo, l'avevo scritto pure nei top and flop nella scorsa partita. Io sarò un visionario, ma veramente ci vedo un futuro in Alessandro in questo ruolo, perché l'ho detto, le sue caratteristiche sono cambiate da quando è arrivato alla Juventus ad oggi. È chiaro che oggi sia un giocatore totalmente diverso, forse anche strutturalmente, poi non ho bene in mente come fosse quando è arrivato, però credo che si sia molto, diciamo, rinforzato anche fisicamente, strutturalmente è un altro, quindi ben venga.
Benvenga, intanto vedo Michael tra i commenti, ma Michael secondo me potrebbe tranquillamente entrare in live, e adesso lo facciamo in diretta, gli giro il link per farlo entrare in live, a sto punto così. A meno che non sia impegnato in un'altra live. No, ma sta commentando noi, quindi lo facciamo entrare. Allora, ecco un altro commento, vedete la polemica come mi gasa. Francesco fa il bravo. Allora, chi lo spiega a Chiellini che si può vincere andando sotto 1-0? Fabio, vai te. Ecco, un altro punto che volevo andare a toccare. Oggi, secondo me, abbiamo visto il vero spirito Juve, che non è quello, oddio, abbiamo preso gol, come si fa? No, è quello di una squadra che non molla, che ha tante avversità, che è piena di assenze, che ha tanti problemi anche strutturali, perché ce li ha, non dobbiamo negarlo. Eppure è andata a 3.000 nel momento più difficile, gol preso, rigore negato. Questa è la Juve che io vorrei vedere sempre, e non voglio una Juve di cagon, di capitani non coraggiosi, perché ci sono i capitani coraggiosi e i capitani non coraggiosi. Perfetto. Io voglio una Juve di capitani coraggiosi, e stasera abbiamo visto una Juve con due palle così, consentitemelo ogni tanto, e sono molto contento di questo. Perfetto. Se Michael intanto si collega, vediamolo, eccolo qui. Eccolo. Buonasera Michael. Buonasera a tutti. Allora, dimmi la tua sulla partita, dai. Era da tanto tempo che non vedevo una Juve così. Devo dire che stasera, al di là della tecnica, al di là di tutto, lo spirito, la corsa, abbiamo corso per 90 minuti, avevamo problematiche, giocatori fuori ruolo, pochi giocatori sono andati sotto al 6 secondo me, per il resto ho visto anche prestazioni abbastanza eccellenti. Voi parlavate di Alessandro, a me è piaciuto tantissimo Alessandro. Grande partita ovviamente di Chiesa, Morata, devo dire che io l'ho anche criticato per alcune prestazioni, però devo dire che con lui la squadra gioca un altro calcio. Abbiamo fatto un errore nel primo tiro, l'ho scritto che secondo me fosse Demiral ha meno responsabilità di Kulusevski, nonostante non sia un grandissimo fan di Demiral, cioè un ottimo difensore, ma io non ci trovo quel quid in più. Però onestamente oggi abbiamo ritrovato, cioè, non avevo mai visto una partita della Juve così quest'anno, con questo spirito più che altro, e quindi è un buon viatico. Poi dopo ho rivisto rientrare Arthur, poi Bonucci, poi entrarono tutti, sembrava era bellissimo, cioè mancava soltanto Dybala, Bentancur no, perché se no Dybala e Stampello in campo sarebbe stato bello, comunque non so se aveva bisogno di Stampello. Comunque una grande partita contro un avversario che aveva riposato per un'intera settimana, e in questo calcio conta tanto, Assolutamente sì. Christian, la Juve di marzo strikes again, siamo invincibili quando arriva questo mese, prestazioni positive di Bernardeschi, adesso Raya la chiederà di nuovo. Però ragazzi, ecco, una domanda, ma in quel ruolo può avere, non dico un futuro la Juve perché vado oltre, ma un futuro come calciatore ce lo può avere, ragazzi? Chi vuole rispondere? Chi se la sente di fare un di buon comprimario? Può fare un buon comprimario anche alla Juventus? Ce lo chiedono anche. Se è normodotato, ce lo possiamo tenere. Se continua nel trend da giocatore normodotato, secondo me può fare il giocatore di calcio di gruppo. Fino a quando hai contro Senad Lulic, lo puoi fare. Quando avrai contro un altro giocatore, secondo me no. Però gli ho visto fare ancora delle cose veramente assurde, cioè fondamentali, stop un po' goffi, stop sbagliati coi piedi, cioè si vede ancora, è proprio sta sotto. Però magari io vuol dire che se ci sono giocatori da sacrificare, cioè noi dobbiamo anche vendere. Onestamente va bene, mi sta bene, ecco, per esempio il gol di Rabiot di oggi mi ha reso felice, perché comunque quantomeno qualcosa può, cioè secondo me sono questi i giocatori da quello che deve cercare di fare cassa. Non voglio essere cattivo, però adesso devono dare il massimo. Però secondo me sono giocatori sacrificabili, cioè se vogliamo aumentare la qualità tecnica della squadra e fare un po' di soldi. Francesco rimanda il wall con Demiral, perché due discorsini andrebbero fatti. Ecco, perché
il signor Demiral, quando eravamo anche noi in difficoltà, tutta la squadra in difficoltà, urlava continuamente: davvero leader, siamo la Juve, siamo la Juve. Allora, su questo siamo la Juve, noi dobbiamo costruire anche la partita di martedì, secondo me, Angelo, perché ci vuole coraggio. E io oserei, con una formazione simile a questa di sera, con Ronaldo chiaramente dentro, ma ci vuole questo tipo di spirito, non bisogna fare calcoli, secondo me, bisogna partire appunto come una squadra che è sotto, come stasera siamo stati sotto, e attaccare, come diceva Berlusconi, non a Inzaghi Filippo, ma non a Inzaghi Simone, ma a Inzaghi Filippo. Possiamo costruire su questa partita? Secondo me sì, sarà imperativo non pensare che basti l'1-0, perché altrimenti rivivremmo, esatto, secondo me, un dramma simile a quello del Benfica, che è una partita che a distanza di anni io ancora ricordo. Sì, paradossalmente non saprei decifrare l'11 per la prossima partita, nonostante questa partita, perché quando sono entrati quelli che dovrebbero essere i titolari abbiamo un po' sofferto. Quindi non saprei sinceramente decodificare qualcosa da questa partita o capire come sta Arthur, come sta McKennie, come sta lo stesso Cuadrado. Certo, l'atteggiamento dovrà essere quello di, anche se dovessimo beccare il gol non è successo nulla, andiamo a vincerla 3-1 e ribaltiamo questa partita, anche perché il Porto visto nelle ultime partite, io l'ho visto con lo Sporting Braga qualcosina, è imbarazzante, e lo Sporting Braga è una squadra che la Roma ha distrutto andando in ritorno. E quindi voglio dire, la differenza di livello, dobbiamo far pesare la differenza di livello tecnico. Saluto Amedeo, che è un mio vecchio amico di scuola. Buonasera a tutti i ragazzi, grazie Fabio per avermi invitato sulla live. Avevo bisogno di sentire parlare di calcio. Questa partita può essere paragonata a un famoso derby vinto al 95esimo con gol di Cuadrado, che ci vede in là per la stagione. Le ultime due vittorie sono fondamentali per quanto riguarda martedì e il resto del campionato. A mio parere, vedo una Juve diversa. Lo chiedo sempre ad Edoardo. Intanto posso dire che godo tanto ad aver vinto contro quel signore. Ecco, godo tanto ad aver vinto contro questo signore. Godo, perdonate il francesismo, godo. Michael è una persona insopportabile. Ma ho letto che si è a pianto, no? Ha detto il 3-1 non rispecchia, non so cosa ha detto, una roba tipo... Pare che abbia detto che il tiro di Rabiot era un tiro cross. Un personaggio insopportabile del nostro calcio. Rabiot azzecca un tiro ogni 6 mesi, lasciamo. No, guardate con la chat come si è scatenata. Spias, vabbè, non posso dire che se no Twitch mi... No, Gattuso lascia lo stare. Gattuso lascia lo stare. Perché? Spiaz, Spiazzone. Ha detto zero ammarico? Cosa? Non lo so. Ha detto zero ammarico, perché di nuovo lo fa Spiaz. Non me lo sono perso. Ecco, io ancora non sento parlare del rigore solare che ho dato alla Juve. Io non voglio parlare. Allora, se avessimo perso non avrei parlato dell'arbitro, perché sapete il mio punto di vista. Dato che invece abbiamo vinto, ho ringraziato Massa per il rigore non dato, perché ci ha permesso di rimontare. Quindi grazie dottor Massa, grazie arbitro Massa, per averci permesso di vedere una Juventus di carattere in questo sabato sera. Anche di bello al bar. Vergogna, cioè sinceramente, come fai a non andare a vedere almeno all'Unfield Review? È vergognoso. Cioè, abbiamo visto lo scorso anno una marea di rigori dati in tutto il campionato con tocchi di mano simili. Va bene che hanno cambiato il regolamento, ma vai a vederlo al VAR, è incredibile. Comunque Edo, con che tipo di spirito dobbiamo andare contro il Porto, secondo te? E possiamo costruire, te la faccio anche a te la domanda, su questa partita per il ritorno contro il Porto? Secondo me sì, l'importante è, come ha detto Angelo prima, che adesso è sparito, lo spirito è quello, anche se vai 1-0 sotto non è successo niente. Poi non è successo niente, per modo di dire, perché comunque il risultato in Champions sommato te lo cambia. Però il fatto è che di continuare a giocare, ti va male un episodio arbitrale, tu continui a giocare, agisci anche emotivamente. A livello tecnico io spero di poter continuare su questo, sul filone
di questa partita di stasera, perché secondo me tecnicamente abbiamo giocato molto 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 bene stasera. Non so quanto passa dalla grande prestazione dello sceriffo Danilo in mezzo al campo, che ha mostrato una personalità secondo me clamorosa alla prima, penso alla prima volta in carriera che gioca in quel ruolo lì davanti. Non so se ai tempi magari del in Brasile al Santos faceva l'interno di centrocampo, so, però mai il perno centrale. E io spero che l'atteggiamento soprattutto sia simile a quello di stasera. Poi la partita può andare bene, può andare male, ma l'atteggiamento, la corsa in avanti, lo stop fatto giusto, la corsa fatta giusta, secondo me con il Porto devono esserci, anche perché abbiamo bisogno di un boost anche a livello emotivo. Se tu fai una prestazione del genere e poi martedì pum, tronchi subito, poi si fa difficile ancora recuperare un'altra volta. Perfetto, allora vediamo un attimo, c'è qualche commento. Danilo, regista migliore di Betancourt, si può dire? Chi vuole rispondere? Beh, è normale, c'è anche un'attitudine diversa. È un giocatore che sicuramente ha più padronanza nei piedi a livello di impostazione di Betancourt, normale. Cioè, nel senso, Betancourt non fa quel ruolo. Ci si è ritrovato tra capo e collo e ha buttato via quest'annata con questa costruzione dal basso. Ma se la fai con Sandro o con Danilo è molto meglio. Anzi, adesso abbiamo scoperto che giocando con loro in fase di impostazione forse... diciamo che sono delle buone alternative, anche dei jolly tattici importanti. Io avevo letto il messaggio di Sandro come Alaba e calza a pennello. A me Sandro è piaciuto tantissimo, come ho detto prima. Veramente... come se avesse trovato un nuovo ruolo, perché come esterno ormai non fa né caldo né freddo, ma lì veramente l'ho visto anche a Verona, dove sbaglia quel il Subara, che però a un certo punto praticamente fa il regista, lo fa da Dio. Quindi sono giocatori completamente diversi, Danilo e Sandro hanno un quid che Bentancur in quel ruolo non ha. Allora, abbiamo una donazione di 3 euro con un messaggio personalizzato per me, sì, Amedeo, grazie Amedeo, mi scrive forza Fabio, in bocca al lupo, te lo dissi anni fa che meritavi un posto nello sport, ma vabbè, siamo in una live tra amici questa, poi vedremo cosa fare del resto. No, vorrei ricordarvi, dato che siamo in tanti in questo momento nel live, vedo tanti spettatori collegati, di questo siamo molto contenti perché siamo nuovi arrivati su questa piattaforma, su Twitch, dopo anni di YouTube, che potete abbonarvi, Edo, fai tu un appello di mettere il follow e di abbonarvi perché ci sono dei vantaggi e perché è bello abbonarsi alla Bianconera, no? Intanto vedo che Francesco sta spammando tutti i comandi che vi servono per abbonarvi e con Amazon Prime la sub ce l'avete gratuita, quindi non dovete spendere niente, basta che collegate l'account Amazon a Twitch e Francesco vi sta spammando tutti i link necessari e potete diventare abbonati del canale. Cosa hai quando sei abbonato nel canale? Fabio, prego, illustra tutti i nostri diritti e doveri. Allora, avete l'onore e l'onore direi di poter partecipare a una live, avete questa opzione, se volete potete partecipare a una live, chiaramente ci mettiamo d'accordo prima. Potete mandarci un pezzo e noi lo pubblicheremo su livebianconera.com, che è il nostro sito internet che abbiamo da 2 anni circa e che va bene, tra l'altro, su cui domani tra l'altro troverete i top and flop di Andrea, quindi abbiamo le nostre rubriche anche sul sito. Non avete la pubblicità e ci sono le emoticon personalizzate di Live Bianconera che verranno aggiornate continuamente perché siamo all'inizio, Edo, giusto? Perché più sub arrivano e più slot di emoji avremo, quindi più siete, più sarete e più emoticon ci saranno. Esattamente, se non volete abbonarvi perché avete le vostre ragioni, comunque dateci il follow perché ci fa piacere e passate parola, quindi parenti, amici, cugini, appassionati di Juve, se avete anche qualche amico interista o milanista, fateli seguire la Bianconera, noi viviamo il calcio in maniera... giusta secondo me, quindi fateli seguire la Bianconera. Dice R. Dungino, Prime ma si paga abbonandosi? No, non paghi abbonandoti con Prime, no, assolutamente no.
Va bene, va bene. A me in realtà dice Amazon Prime non disponibile per il canale. No, in realtà ce l'abbiamo disponibile, quindi abbiamo già avuto tanti abbonamenti con Prime. Comunque scrivete, ecco, bravi, scrivete a Blanco, lo vedete in chat, che vi illustra lui come bisogna abbonarsi nella maniera più assoluta. Torniamo a parlare di calcio, perché avevo letto un commento interessante, tra poco lo leggiamo. Allora Cesco 92, Juventus bipolare, stronza con il Verona ma meravigliosa con la Lazio e stronza nella stessa partita. Sì, vero, assolutamente, ma è la nostra condanna di quest'anno. Domanda per i tattici, eccola qui. Mi sembra mai palese che con Ronaldo in campo la Juve riesca più difficilmente sia a pressare che a costruire rispetto a quando al posto suo c'è Morata. In quale modo credete si possa ovviare a questa situazione? Perché sorge questo problema con Ronaldo e non con Morata? Beh, perché Morata si fa più chilometri di Ronaldo in una partita, mi verrebbe da dire. Angelo? Beh, sì, è palese. Ronaldo è un giocatore regalato senza palla da... Poi, nonostante quando lo tenti non faccia neanche male. Il gol di Milano, ad esempio, è merito di un suo sporadico tentativo di pressing. Però ormai da almeno, direi, 4-5 anni è un uomo regalato senza palla e la Juve accetta consapevolmente... pregi e difetti di questo giocatore. Abbiamo in diretta un abbonato da ringraziare, un nuovo abbonato, si tratta di Van Yal, grazie mille per il tuo abbonamento, seguite l'esempio. Sì, su questa questione vuoi rispondere, Andrea? Aggiungo che al di là della fase di non possesso, secondo me sei anche più quadrato come quando attacchi, non soltanto in fase di non possesso. Con Morata hai costantemente un riferimento centrale su cui, se non riesci a costruire da dietro, abbiamo visto quanto abbiamo sofferto questa situazione, puoi sparare la classica palla sulla punta che te la protegge, te la lavora. Oggi non sempre c'è riuscito, però comunque è un riferimento importante là davanti. Quando hai Ronaldo, innanzitutto hai due punte, ed è diverso da giocare come oggi, perché comunque c'era una punta e due mezze punte, chiamiamole così, Chiesa e Kulusevski. E poi devi sacrificare anche lo stesso Morata, perché si deve fare un mazzo così anche per Ronaldo. Infatti ho letto le dichiarazioni di Morata nel dopopartita e ha detto che quando gioca con Cristiano pensa prima a far segnare lui come prima opzione. E lo vediamo anche nelle posizioni medie in campo. Spesso Morata è stato criticato, a mio avviso, troppo quando ha giocato determinate partite con Ronaldo, perché sappiamo che tutti i partner di Ronaldo tendono a segnare di meno, da Benzema a Dybala, da quando è arrivato. Ciò non toglie che Morata ha fatto e ha fornito delle ottime prestazioni anche segnando poco. Ha fatto tantissimi assist e spesso ha fatto quasi la seconda punta, pur non essendo una cosa proprio nelle sue corde. Michael, voglio farti una domanda io personalmente, ma sì. su Alvarino ti sei un po' Sì, ti sento. No, poco. Su Alvarito ti sei un po' ricreduto, perché sei stato critico in queste settimane, maledetto. Dimmi, ti sei un po' ricreduto? Ci abbiamo bisogno di Alvarito, dai, allora, cazzo. Allora, ti dico questo. innanzitutto, beh, da quando... abbiamo saputo del virus, a quel punto era poi impossibile chiedere a Morata un certo tipo di rendimento, però il culmine, lui ha avuto qualche problema fisico all'inizio dell'anno, ero stato anche abbastanza indulgente anche in alcune partite in cui l'avevano attaccato, tipo contro l'Atalanta. Io comunque, quando un attaccante arriva al gol e magari fanno una gran parata, sono sempre dalla parte dell'attaccante, perché vuol dire che ci sei. Però prima la partita di Napoli lì me l'aveva fatta veramente girare, ecco, lì sì. Era prima che sapessi del virus. Poi io ricordo che sono entrati in pre-live dopo la partita col Porto, in cui è vero che aveva alzato sicuramente il baricentro della squadra, ma non aveva azzeccato una giocata. Poi si è scoperto dopo che effettivamente non stesse bene, soprattutto che avevano scoperto del virus più tardi, perché sembrava strano che lui entrasse in campo e sembrasse in forma, e poi a un certo punto non è in forma e svenisse, e allora lì si era capito. Però è chiaro, dal punto di vista tattico questa Juventus è fondamentale. Io spero che non si abbatta, io credo che non abbia alcuna motivazione per abbattersi, è nella sua comfort zone.
Nel però paese... ma Michael sarà sempre un calciatore umorale, non puoi farci nulla, avrai momenti di up and down, non puoi cambiare la mentalità di un calciatore a quell'età lì ormai. Io, cioè, ma io non capisco perché, cioè, è nella sua comfort zone, una squadra che pare tifarsi anche fuori dall'Italia, nel paese della sua compagna, con dei tifosi che gli vogliono bene, nel suo ambiente, penso anche che si sia guadagnato il posto da titolare, cioè più di così, per questo dicevo, ma che motivo aveva Morata per essere, perché ricordi che anche Pirlo aveva parlato di sensibilità? Sì, certo. Ma perché? Allora dilla tutta, non stava bene, allora dici, ragazzi, non stava bene, ha un virus, ha debilitato, e uno lo capiva. È chiaro che in quel momento, quando sento quelle cose lì, vedo alcune prestazioni in cui lui va a sbattere per non passare il pallone a Chiesa, va a sbattere contro il difensore del Napoli, un po' mi giro, però ragazzi, oggi ho fatto un grandissimo gol. Ma si vede ragazzi, l'importanza di avere un attaccante in squadra, la profondità che dà, ragazzi, fa tutta la differenza nel mondo. Poteva essere Morata, poteva essere chiunque altro. Allora. Anzitutto, un nostro abbonato ci fa una domanda, e quando un nostro abbonato ci fa una domanda, noi dobbiamo rispondere sempre. Van Yal, che tra l'altro si è appena abbonato da poco, sono appena entrato in live e non ho potuto guardare la partita, qualcuno mi fa un recap veloce della partita, te lo faccio io. Siamo andati sotto male i primi 20 minuti in cui la Lazio ha avuto il pallino del gioco, ed è andata meritatamente in vantaggio grazie a un gol di Correa con un doppio regalo su un no look, tra l'altro, come Betancourt, sto cazzo di no look è quella cosa che mi fa arrabbiare. Di Kulusevski, gol di Correa. La Juventus poi si vede negare un calcio di rigore sempre attorno al 30° del primo tempo, reagisce e pareggia con un grandissimo gol di Rabiot. Nel secondo tempo c'è stato un batti e ribatti da una parte all'altra con la Lazio, che non è riuscita a segnare. Sul ribaltamento, gol di Morata, poi calcio di rigore per la Juventus segnato dallo stesso Morata. Tra l'altro, Fabio, ti posso dire, io devo dire che se non ho neanche visto un cattivo approccio, cioè i primissimi minuti della partita io non ho visto una Juventus approcciare male. Ha pagato secondo me l'errore sul gol, perché secondo me già comunque la Lazio stava già sfruttando il suo momento migliore a livello di ripartenze, però secondo me prima del gol mi sembrava anche lì una partita equilibrata. Dopo il gol la Juventus ha avuto 10-15 minuti in cui ci ha capito poco. Però da lì in poi si è visto che era forse un'altra Juventus. Per me aveva approcciato bene la Juventus. Per me aveva veramente. E quindi è stato un episodio che ha fatto andare la Lazio su di giri e la Juventus in down. Per me, senza quel gol, avremmo potuto piano piano prendere possesso della partita e anche dominarla in lungo e in largo. Allora, Roncomat, ragazzi, sono talmente fiducioso, ma dopo queste partite ci sta essere gasati. Dopo questa prestazione, che se passiamo col Porto e se ritroviamo Dybala ad alti livelli, possiamo arrivare lontano. Allora, andiamo un passo alla volta. Intanto c'è Blanchi che ha lanciato, o deve lanciare, un sondaggio su quanto ci credete al passaggio ritorno con il Porto. Quindi via al sondaggio, se non l'hai ancora lanciato, e ci dirai i risultati tra quanti minuti, Francesco? Tra 3 o 5 minuti? 5. Tra 5 minuti devi tastare. Come le patatine. Perfetto, tra 5 minuti tastiamo l'umore del tifoso juventino. Perfetto. Ancora, vediamo, uccidetemi per ciò che dirò, ma Dybala può diventare veramente la chiave di volta per questa squadra, ma siamo d'accordo. Ma c'è qualcuno che non è d'accordo qui dentro? Ne parlavamo anche nella prepartita. Noi siamo tutti dybaliani, tranne Michael. Siamo tutti dybalisti convinti. Dire, mi mancano i calci piazzati, eh. Devo dire che oggi Bernardeschi ne ha azzeccato uno. Però cioè, qualche calcio d'angolo di merda l'ha tirato bene. Devo dire che Bernardeschi oggi è stato bene, male. Cioè faceva una cosa bene e poi faceva una porcata. Però nei calci piazzati un giocatore come Dybala è perfetto. Cioè, insomma, poi andando via Pjanic non abbiamo più nessuno. Cioè, alle punizioni batteva Bentancur le ultime partite. Lancio la provocazione, PM21, e dico che inizieremo ad avere continuità nel gioco quando il signore con la 7 andrà via. Scusa Edo, poi si scusa anche. Scusa Edo, ma è così. Allora lasciamo rispondere ad Edo. Io capisco, perché, ma penso che anche il mio pensiero va in quella direzione lì. Però quello che ti dà Ronaldo al di fuori del gioco, secondo me, è troppo di più rispetto a quello che avresti senza di lui. Non so se mi sono spiegato. Avere Ronaldo in squadra ovviamente ti vincola,
perché lui deve giocare in quella zona di campo, è un accentratore di gioco, e l'abbiamo detto prima, Morata ti gioca centralmente, ti fa un lavoro di sponda che Cristiano non ti fa, e ti dà più fluidità a tutto quanto il sistema di gioco. Però quando hai uno che ti fa un gol a partita e ti toglie le castagne dal fuoco, al momento, in questo periodo storico della Juve, io me lo tengo. Poi sono d'accordo, quando se no, ne andrà sarà più facile costruire. Però quando se ne andrà sarà più facile costruire. Sai cosa? Noi non dobbiamo immaginare la Juventus orfana di Ronaldo che rimane con questa squadra qui. Se tu rimani orfano di Ronaldo, quella potenza di fuoco che sono l'ingaggio netto di Cristiano Ronaldo lo occupi in altro modo, magari con altri reparti, costruiresti una squadra diversa, e questo è quello che intendono spesso i nostri ascoltatori. Poi è chiaro che parliamo di un top del gioco, però sì, io sento dire spesso, quando magari facciamo male senza Ronaldo, avete visto, senza Ronaldo siamo una squadra di merda. Sì, ok, giusto, ma non dovete immaginare una Juventus senza Ronaldo così come oggi. Faresti un altro tipo di squadra, che non è detto che sia più forte o più debole, è tutto da vedere. Angelo, volevo sentire Angelo su questo argomento. Ma io nell'ultimo mese soprattutto mi sono rassegnato a una Juve che, a prescindere da con o senza Ronaldo, sia sempre meno organizzata, quasi sempre meno organizzata degli avversari. Cioè, io mi sono rassegnato a vedere lo Spezia avere maggiore fluidità di noi in possesso, a palleggiarci in faccia, e anche la stessa Lazio nei momenti della partita che ha giocato ha fatto vedere una qualità tecnica anche nella rifinitura che noi ci sogniamo, e anche minore pigrizia rispetto a noi negli smarcamenti, nei movimenti senza palla, tutte cose che non possiamo giustificare con il solo Ronaldo. Io credo che la squadra debba imparare a essere meno pigra senza il pallone, a prescindere da Ronaldo. Poi Ronaldo lì è il più pigro di tutti, purtroppo. Ma è una pigrizia che puoi permetterti per quello che ti dà davanti, Angelo, nel senso che è come James Harden o Kyrie Irving. È chiaro che non ti danno il 100% in difesa, ti danno il 50%, ma ti ripagano con tutto quello che ti danno in attacco, e questo è anche il caso di Ronaldo, che, ripeto ancora, lo dicevo in pre-live, è un atleta di 36 anni e quindi va anche gestito. E sono contento che tra l'altro Pirlo oggi abbia vinto senza Cristiano, abbia dimostrato di poter panchinarlo anche per scelta tecnica o per spero d'accordo con lui. A proposito di Pirlo, vorrei da Francesco le sue dichiarazioni, se le ha, le mettesse in video. Grazie Francesco nel caso. Allora, Pirlo ha detto questo, lo commentiamo insieme: siamo partiti male, poi c'è stata una grande reazione, non ci siamo abbattuti, abbiamo alzato il ritmo. Questa è la cosa più importante. Oggi era una finale, i ragazzi sono stati grandi, anche chi ha giocato in un ruolo non suo. Si riferiva a chi esattamente? A Danilo Alessandro, secondo voi? Soprattutto Danilo, sì. Danilo. Bernardeschi anche, che ha fatto anche il terzino, Bernardeschi, praticamente. Anche Bernardeschi, tra l'altro sembra, come ragione Michael in questo, è un uomo di Pirlo Bernardeschi, ragazzi, è sempre più. No, e sono contento che abbia sottolineato la questione del ritmo. Noi siamo una squadra che spesso va molto sotto ritmo, quindi è un importante passo avanti. Continua Pirlo: abbiamo iniziato la partita con 20 minuti di ritardo, ma c'erano giocatori al rientro, altre posizioni diverse, un po' di ambientamento era normale. Arthur ha giocato 20 minuti, speriamo di averlo al massimo martedì. Ecco, su Ronaldo, con Cristiano ci siamo messi d'accordo durante la settimana, veniva da 8-9 partite di seguito. Questo è un bel segnale però, Edo, dai, non l'ha mandato a fanculo, mi verrebbe da dire. No, ma guarda Fabio, io sono dell'idea che Cristiano sia nella posizione di poter dire oggi riposo, e anche se stai giocando Juve-Inter lui riposa, secondo me, perché ha una concezione fisica del suo essere in forma o meno che va oltre qualsiasi altro giocatore. Quindi se lui ti dice oggi riposo, anche se giochi con la Lazio quinta, lo fai riposare. Francesco ha i risultati, Francesco il nostro Pagnoncelli in questo caso, e ha i risultati del sondaggio. Puoi elencarceli, Francesco, anche a voce, dai. Il cartello numero 9 cosa dice? Va bene, eccolo, vai Pagnoncelli, vai. No, il sondaggio semplicemente è terminato con il 70%
che afferma che sì, la Juve passerà con il Porto, con il mitico Porto, e il 30% no. Abbiamo un 30% probabilmente c'è Michael, io e non so chi altro qua dentro. Io mi rifiuto di votare. Tu hai votato? Cioè, nel senso, con quale percentuale sei d'accordo? Seriamente? Seriamente con 70, ma vedremo. Spero non nell'impresa, ma nella partita seria, semplicemente. Alessandro dice vinciamo 2-0 col Porto. 2-0 è un bel risultato. Secondo me Lord... loro... Cosa? Secondo me loro punteranno tutto sullo 0-0. Però questa Juventus qui mi dà l'impressione di poter far gol. Cioè, fino ad oggi, anche un po' spuntati, vedevo difficoltà nel creare occasioni. Però la Juve adesso, se recupera Morata, se c'è Ronaldo con questo Chiesa, secondo me può fare gol. Ecco, loro punteranno sullo 0-0, secondo me. Faranno una partita... Però perdonatemi, se facciamo 0-0, io accetto... Allora, guardate... accetto anche di uscire, chiaramente sarei amareggiato, con un 3-2, ma con uno 0-0 saremmo dei figli di puttana, perdonatemi, con lo 0-0 per me è inaccettabile. Io penso che sarà quello a cui punteranno loro, perché non mi sembra possano puntare ad altro, cioè, a meno che non gli si regali altri gol, secondo me è un po' difficile. Con quanti, come dire... Andrea, tu sei dalla parte del 70 o del 30? Che tipo di partita va fatta col Porto? Sono dalla parte del 70 perché incide anche il lato tifoso che è in me, però ho tanta paura di un Juve Benfica 2.0. E comunque perché... anche tu, ma c'è sempre con il discorso 0-0, ma perché avete questo timore proprio ora che abbiamo recuperato Morata, tra l'altro? Sinceramente, secondo me, se non passiamo il turno, non lo passiamo perché facciamo proprio 0-0, perché il Porto ha dimostrato già all'andata come abbia studiato benissimo i tuoi punti deboli, alternando fasi di pressione quando sapeva di poter far male a giocatori che non hanno nelle corde quel tipo di gioco, e poi, come ho detto, ha alternato questi momenti ad altri in cui si è schierato con due linee da quattro fitte, chiudendoti ogni spazio per via centrali, e hai fatto veramente fatica. Cioè, fino al gol di Chiesa lì hai fatto veramente poco. Ok, perfetto. Altri commenti? Daniele, ragazzi, ma le bestemmie per i minori di Buffon e Chiellini? È chiaro che Demiral a fine anno purtroppo va via, aspettiamo. Io oggi, tra l'altro, ho letto un rumor su Chiellini che si ritirerebbe a fine anno. La fonte non mi sembrava così attendibile, ma aspettiamo fino all'ultimo e poi nel caso commenteremo. Poi Roncomat, si vince in carrozza per i quarti di finale, già fatta, non sarebbe ammissibile uscire con questo Porto. Io sono col 70, ma andiamoci calmi, capite? Andiamoci molto calmi da una parte e dall'altra. Ecco, questa invece è interessante. Con che formazione scendereste in campo con il Porto? Edoardo, mettiti nella testa di Mister Pirlo e al grido di idee, fai la formazione antiporto. Danilo manca, giusto? Ritornò, perché era disfisato, sbaglio. Sì. Recuperiamo qualcun altro? De Ligt si recupera, lo sappiamo. Potremmo recuperarlo. Bonucci sicuramente, Quadrado. Pare che sia stato lasciato a riposo perché questo infortunio doveva essere smaltito con totale riposo, ma penso che sarà della partita. Magari non tutta, ma sarà convocato, penso. Chi è questo? De Ligt, intendi? Sì, De Ligt. Abbiamo visto, secondo me, se sta bene... Arthur oggi 20 minuti ha fatto, non so quanto ne potrà fare, però sembrava quasi non potesse giocare, invece miracolosamente c'è. E ha sbagliato, ecco, su Arthur, poi ne parleremo dopo con le pagelle, ha sbagliato il pallone di troppo. Si vede che è un po' arrugginito. Arrugginito, sì, chiaro. Secondo me, io te li dico veloci, Fabio. Vai. Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Morata, Ronaldo. No, perché ma quanti ne hai messi in campo, Edoà? Sono 11. Hai messi 24 in campo. No, sono 11. Ripetila, allora, ha messo Szczesny,
Quadrado, Bonucci, Sandro. No, sulla coppia centrale però non mi convince, nel senso sono entrambi rientrati anche affrettandoli. Secondo me se li gioca, se stanno bene se li gioca. Per me Arthur non gioca dall'inizio. No, dall'inizio Arthur no. Dall'inizio no. Arthur no. Io questi 20 minuti li ho visti come ti do 20 minuti adesso perché mi parti titolare col Porto. No, può anche essere perché con la mancanza di Bentancur ci può anche stare. Però sono più sicuro della titolarità di De Ligt. Ecco, io ci punterei anche a qualche feature. Quindi l'esperimento con Alessandro che fa il centrale dietro non lo ripropone in Champions? Devo dire no, si può anche fare, nel senso, però potrebbe mettere De Ligt, Bonucci, De Ligt a destra, Bonucci in mezzo e Sandro a sinistra, visto che manca Danilo. Infatti manca Danilo, quindi qualcuno il terzino a sinistra lo deve fare per forza. Giusto. Andrea, fammi la tua. No, come quella di Edo, solo con McKennie al posto di Arthur. Poi chiaramente cambia perché McKennie fa un ruolo, cioè occupa una posizione diversa rispetto ad Arthur. Non so come si metteranno in mediana, diciamo, però solo quello il cambio. Hellboy, io terrei Berna sulla fascia con Sandro centrale, la Rockstar garantisce più corsa. Angelo, mi butti un 11 antiporto anche tu? L'11 di Edo, però con McKennie al posto di Ramsey, che quindi diventa un 4-4-2 scolastico con Chiesa a destra e McKennie a sinistra. Io, Pirlo, che rinuncia a Ramsey se sta bene in una partita di Champions, non ce lo vedo. E io è l'unico che non vorrei vedere in campo. chi sta a parlare? più di Bernardino. No, ma sai, Francesco, che c'ha la fissa, Pirlo con Ramsey. Pirlo ha diverse fisse, quella per Bernardeschi, quella per Ramsey, a cui non rinuncia, anche se voi sentite una conferenza stampa di Pirlo, lui molto raramente parla male di Ramsey, anzi lo mette sempre... Lo rispetta molto. Non so neanche per quale motivo. Intanto Matteo Saverio dice Bernardeschi terzini e altri 10. Ramsey è un calciatore che come calciatore merita rispetto. Se no, il problema è che purtroppo si sono sbriciolate le ossa dei piedi. Ma lui come calciatore, io continuerò a dirlo, è veramente un gran giocatore Ramsey. Cioè, nel senso, lui nella mente di Pirlo, Ramsey è un titolarissimo. Purtroppo però non è mai al 100%, ha sempre questo atteggiamento un po'... Anche da... Qualche volta ci mette impegno, si vede. Aveva smesso di mettercelo, io mi ero già abbastanza alterato. Però si vede questo chiaro. Bellissimo commento. Pirlo ha la sindrome della croce rossina, se sono rotti o mentalmente instabili li ama, ed è verissimo. Mezza rosa è così, cioè, allora deve mezza rosa. Questo è vero, si è dovuto reinventare. questo è vero. Io concordo con Daniele, so che Edo la pensa come me. Ramsey è un giocatore adatto per il ruolo che fa, per i tempi di inserimento purtroppo non ne ha più nelle gambe. Concordiamo. Comunque McKennie, io oggi l'ho sentito, io non so, Ramsey e McKennie sarà sicuramente un ballottaggio che durerà, perché entrambi non sono al meglio e sono entrambi giocatori che piacciono a Pirlo, che hanno delle caratteristiche che lo solleticano. Posso dire la mia formazione? Vai. Guarda, rispondiamo alla regia perché vuole provocare la regia stasera. Allora io metto De Ligt, Bonucci, metto a tre, De Ligt, Bonucci, Sandro, Quadrado, il centrolino c'è molto da scegliere, Rabiot, metto Rabiot, Ramsey, Chiesa, davanti Mora, no, aspetta, no. Scusate, mi sto incartando. Quadrado, Kenny, Chiesa e Morata, Ronaldo. Ci sono anni mette tutti e due. Ok. Allora, dato voglio rispondere al già, perché non si parla di Duca? Parliamone del Duca, ragazzi. Questa prestazione di Rabiot mi sorprende totalmente, dal nulla tra l'altro, perché non è partito nemmeno malissimo, poi ha fatto un gran gol e poi sembrava un calciatore che non ha fatto altro nella sua vita che giocare per la Juventus, quando in realtà quando ci ha giocato anche abbastanza male spesso e comunque. Anzitutto, come ve lo spiegate,
E seconda cosa, ha avuto dei cambiamenti di posizione nel corso del match, cioè è stato un merito di Pirlo, oppure è dal nulla e ce la prendiamo dal nulla? Chi vuole rispondere? Io ho visto il solito Rabiot, devo dire la verità, nel senso... Però dai, il solito Rabiot... No, allora, è il Rabiot che... c'è un Rabiot prima del gol e un Rabiot dopo il gol. Cioè, è come dico sempre, Rabiot mi sembra un calciatore che è veramente umorale. Cioè, a lui basta un episodio e cambia completamente la partita. Io cito sempre l'episodio contro il Milan, no? Lui fa 75 minuti orribili. Poi si azzecca la sgroppata... E poi c'è quel gol McKennie Kulusevski e fa 15 minuti dignitosi. Quindi, perché io, per esempio, prima del gol c'è stata una situazione in cui il giocatore della Lazio ha svirgolato la palla ed è scivolato e il pallone è arrivato a lui. Lui poteva tranquillamente stoppare, passarla, arriva lì di testa, fa un tocchettino e la ridà a quelli della Lazio. Ecco, quella mancanza di grinta lì ce l'ha proprio innata. Però è uno che si azzecca una giocata, di norma poi piano piano ti azzecca la partita. Infatti l'ho visto negli ultimi minuti che pressava come un matto, cioè era veramente, mi sembra fatto proprio così. C'è un giocatore che se non ha la scintilla diventa quasi deleterio. Andrea, fammi uno spoiler, domani ce lo metti Rabiot ai top? No. mi riguardo parti della partita e ti faccio sapere. Allora io, e poi scusa Edo, ti lascio la parola. Sì. Io non ho visto questo Rabiot trascendentale oggi, dico la verità. Ho visto un Rabiot conscio di quelle che sono invece le proprie caratteristiche, perché al di là del gol ha puntato più volte la porta andandosi ad inserire da quella parte sul centro-sinistra, cosa che invece mi aveva fatto incazzare, si può dire incazzare su Twitch? Sì, può dire, sì, può dire. Mi aveva fatto incazzare tantissimo contro lo Spezia che ti lasciava le praterie, con la difesa altissima, e lui che ha nelle corde questo tipo di gioco, questo attaccare i mezzi spazi, andarsi a buttare perché comunque ha falcata, ha corsa, non ha mai fatto quel movimento che invece oggi ha più volte ripetuto. Però è chiaro che nella gestione, nel palleggio, non è un giocatore da cui ormai mi aspetto qualcosa. Roncomat, Rabiot giocatore normale, se la squadra gira allora gira anche lui, rimane il fatto che è un giocatore che non sa minimamente usare il piede debole, non so quanto possa dare tecnicamente, se ci limitiamo alla corsa e al pressing allora può dire la sua. Tardi aggiunge, tardi 7, oggi si è mosso anche più in profondità. C'era Edoardo che però voleva aggiungere qualcosa. Edo, ci sei ancora? No, prima, ci sono. Prima chiedo al mio regista di mandare, ok, parlo sotto questa foto qua, sopra questa foto. Noi sai che io con Francesco noi abbiamo delle discussioni che esulano da ciò che è veramente il calcio, e Rabiot fa parte un po' di questo filone di conversazioni, nel senso che Rabiot è totalmente estraneo da quello che fa in campo. Lui secondo me non si rende realmente conto di cosa fa quando gioca. Facevamo il paragone con Bentancur, spalle alla porta, va in ansia, inizia a tremare. Rabiot è capace che di destro ti fa un mezzo pallonetto e ti salta il pressing di mezza squadra avversaria, e te lo devi prendere, cioè nel bene o nel male te lo devi prendere. È un malato di me. Completamente. Come fa Pirlo? Allora, intanto, no, scusate un attimo, dobbiamo anche fare cronaca. Se girate su Rai 1 c'è Bugo con la giacca bianconera, vi dico solo questo. Però se girate non cambiate la bianconera, rimanete con noi. Gruppo d'ascolto e... LB. Concludo, Fabio. Sì, scusami, prego. Un attimo. Usando la felpa che c'è addosso qua Rabiot nella foto, che è quella del City, è uscita la voce di Guardiola che può avere un interessamento a Rabiot. E uno si dice... Spiegamelo. Cosa ci deve fare Pep con questo essere schizofrenico, come scrivono in chat? Secondo me lui dentro ce l'ha qualcosa, perché lo vedi che è un giocatore che è potenzialmente qualcosa di interessante, molto però interessante. Scusami, ma non è proprio quel tipo di potenzialità che ti fa incazzare ancora di più? Invece? Esatto. E io con quel tipo di giocatore io sono molto più duro rispetto a chi invece... Ti dà 10 e vale 5, capisci? Esatto. Una alla volta.
la notizia. Vai, io concludo dicendo un attimo, Michael, un attimo, c'è Edo che deve finire, sì. No, io volevo finire dicendo che se Pep, che è uno che è completamente fuori dagli schemi, anche Pep non è normale, perché lui pensa cose che noi non possiamo neanche immaginare, se lui in Rabiot vede che questo potenziale lo può trasportare in campo, non ce n'è per nessuno, anche con Rabiot. Non attenzione. De Bruyne, ma c'è un nuovo abbonato, lo so Edo, ti ho interrotto 100 volte, no, ma ho finito. Agli abbonati bisogna dare la priorità. 6W o Save si è abbonato e quindi lo dobbiamo ringraziare assolutamente. Ricordiamo che potete seguirci dandoci il follow senza abbonarvi. Se però volete abbonarvi, con Amazon Prime è gratis e quindi avete dei vantaggi che non sto a ripetervi perché l'ho detto mille volte e magari ve lo diciamo dopo, più tardi. Comunque voglio seguire Edoardo, sì. Fabio, va bene. Prego. Ci possono anche essere delle possibilità che Rabiot veda e che Guardiola veda qualcosa in Rabiot, ma il pezzo, perché è un'intervista credo a Morabito, no? Ma il pezzo che mi sembra un po' strano e molto fallace è la Juve che ha detto no, cioè onestamente no, quello è l'altro discorso, quello è un altro discorso. La Juve che non ci credo mai. No, tenderei a concordare, perfetto. Ci è nato 6W, sono entrato solo per abbonarmi, grazie mille, sei gentilissimo. Le cantonate le piglia anche Pep, ma le diamo volentieri, previo bonifico di diverse decine di milioni di euro. Io a questo rumor ci credo poco, in quel caso, Edo confermerà, sarebbe un tentativo di Guardiola di guadagnarsi lo status di greatest of all time, ma proprio nella maniera più assoluta. Sì. se ci sono riuscito con Rabiot, allora ci riesco con chiunque, vale proprio quel tipo di discorso lì. Ha detto comunque che lui, per esempio, non è riuscito a trovare quello che Pirlo è riuscito a trovare in Danilo, cioè... Vero. Lo voleva dopo, io lo ricordo sempre, dopo l'errore in Newcastle, il Manchester City, che tra l'altro un errore in uscita, Guardiola voleva strangolare, entrare sul campo e strangolare Danilo. Va detto che invece Pirlo l'ha rigenerato e siamo tutti... Eccolo, Bugo. Grazie regia. Ma che regista abbiamo? Cioè... Totale. Questo è Bugo stasera, grazie. Ecco. Per seguire le live e notare le abilità di regista di Francesco, dovete mettere il follow e abbonarvi, ragazzi. Pensate a venire in live con noi, che figo sarebbe con un regista del genere. Voi parlate, voi, beh, ecco, Villani al 70esimo stava così. No. E Pirlo, scusate, Bugo sembra Pirlo invecchiato, diciamolo. Stessa pettinatura. Va bene, di questo fate la clip poi dopo, mi raccomando. Allora, dobbiamo fare le pagelle, vediamo se c'hai le pagelle da mandare in onda, regista. Adesso vuoto totale perché non aveva preparato, immagina. Ha preparato la foto di Bugo, ma non le pagelle, sarebbe fantastico. Nel caso... Puoi mandare anche quelle della scorsa partita? Eccoci. Eccole qua. Francesco va assolutamente elogiato come regista, ma per il resto deve essere solo insultato. Quindi se vuoi insultatelo. Confermo. Allora, partiamo da Szczęsny. Partita di normale amministrazione. Sei, ragazzi, tutti d'accordo? Sì. Ok, perfetto. Linea difensiva molto strana, tra l'altro, con due brasiliani, sarà contento Ninori, che salutiamo. tre sudamericani in campo, Cuadrado, Demiral, Danilo, Alexandro. Do i miei voti, 6. Porca miseria, sul gol pesa l'errore. 6, Demiral, secondo me meriterebbe qualcosa di più, però gli do un 6. 7, Angelo. Sì, Demiral, ripeto, purtroppo rimane negli occhi l'errore, quindi ci sta. Danilo in questo ruolo da play basso ha fatto una gran partita lui, ma l'ha fatta fare anche a Rabiot e Ramsey, cioè gli ha permesso di sganciarsi con una certa frequenza anche senza palla. E secondo me ne abbiamo tratto enormi vantaggi, soprattutto negli ultimi 30 metri, quindi Danilo assolutamente da 7. Alexandro per me è il migliore in campo, cioè ha fatto una partita strepitosa di un controllo totale a livello tecnico che da un giocatore, ecco, adesso qui riconosco il vecchio Alexandro, cioè quello che non ha paura di anticipare l'avversario ma anche di provare la giocata, perché lui il piede l'ha sempre avuto, purtroppo gli manca il fondo, ma può diventare un grandissimo centrale negli ultimi anni di carriera.
Matteo Saverio dai suoi voti, 5 meno Quadrado, 6 mezzo Demiral, 7 Danilo, 6 mezzo Alessandro, e io passo la parola a Michael per i suoi voti. Allora do 6 a Quadrado, 6 e mezzo a Demiral, a cui do meno colpe nel gol, però Danilo sì, 7, ha fatto una gran partita, e sono d'accordo con Angelo, migliore in campo Alessandro, gli do 7 e mezzo, e do 8 alla Conmebol che ci ritiene qui per la sosta di marzo. Beh, dovrebbe fare la stessa cosa alla UEFA, però temo che non lo farà. Andrea! Quadrado 6, parte male perché palesemente con un po' di ruggine di troppo, poi fa anche qualche chiusura importante senza affondare, però 6. Io Demiral gli do 6 e mezzo, perché comunque Immobile sono anni che in Italia fa 30 e più gol, l'ha tenuto, non gli ha fatto vedere palla, quindi 6 e mezzo, Danilo 7, Alessandro 8, impeccabile, non ha sbagliato niente secondo me. Diciamo che se c'è un giocatore che Demiral un po' sofferto, quello forse è Correa, che della Lazio al di là del gol mi è sembrato quello più intraprendente. Però sai Michael, Correa lo soffrono in tanti, poi magari segna poco, sì, sì, ma uno contro uno va via spesso a un po' tutti i difensori in Serie A. Il più forte giocatore del mondo se non esistesse il tiro in porta, amo sempre dire questa cosa qui, però oggi un tiro in porta l'ha azzeccato, poteva anche raddoppiare ragazzi, quindi ci siamo andati vicini a fargli fare la doppietta. Edo? Quadrado 6, Demiral 6 più, non 6 e mezzo, perché la scivolata che Daniele Avvantaggiato dice è pura poesia, per me da pazzo sgravato totale, e Danilo 7 e mezzo, Alessandro 7 e mezzo. E stavo notando che con queste bandierine io è da inizio anno che cerco la squadra che un giorno avrà un 11 tutti di una nazionalità diversa. Secondo me deve essere veramente bello da vedere nella schermata. Non so quando succederà e se succederà. Fai la proposta a Fabietto Paratici che l'anno prossimo ci porta una squadra tutta diversa. Magari. Intanto devo salutare Angelo Mineo che deve lasciarci. Ciao Angelo. Ciao ragazzi, Angelo. Alla prossima. Ciao. Ci becchiamo, ciao. Allora, completiamo il reparto di centrocampo mettendoci dentro Bernardeschi, Ramsey e Rabiot. Se io gli do 6 e mezzo a Bernardeschi, 5 e mezzo Ramsey, 7 a Rabiot. Cedo la parola a Michael. 6 più a Bernardeschi, cose buone ma anche cose veramente orride, però dai, bene. Ramsey gli do 6 meno perché ha fatto meno peggio di altre volte. E dai, Rabiot gli do 6 e mezzo. Come io sono d'accordo con Andrea, non ha fatto una partita sensazionale, però quel gol pesa, e da quel momento è stata comunque una prestazione più che dignitosa, quindi gli do 6 e mezzo. Mi ricordano che Ramsey si guadagna il rigore, è vero. L'ho visto fare cose brutte, ma devo dire che nel complesso è stato meno peggio di altre volte. Io quando leggo questi messaggi, il più forte giocatore del mondo è Chico Chiesa, mi emoziono, grazie, è una battaglia, ormai è una battaglia stravinta, PM, è una battaglia stravinta, oppure gli scettici di LB si sono rassegnati, la grande battaglia che ho portato avanti quest'estate ormai è stata ampiamente portata a casa. Vai Andrea con i voti. Bernardeschi no, ma glielo 6 e mezzo, 6 Ramsey e 6 e mezzo Rabiot. Perfetto, vai Edu. Io dico 6 e mezzo Ramsey, 6 e mezzo Bernardeschi e 7 Rabiot. Ok, quindi siamo più o meno tutti sulla stessa linea. Chiesa, Kulusevski e Morata da mettere i voti. Non voglio andare con 7 a Chiesa perché non ha segnato, ormai ci ha abituato anche al gol, quindi gli do 6 e mezzo. 5 a Kulusevski, mi dispiace. Alvarito 8, mi ha fatto molto emozionare oggi. Michael? No, io Chiesa 7 lo do per l'assist, per la prestazione, e io continuo a pensare che avrà un grande futuro da attaccante. Ci siamo sbagliati tutti, che lui avrà un grandissimo futuro da attaccante, e oggi anche tecnicamente mi è piaciuto di più di altre volte. Io tecnicamente non lo amo perché secondo me è ancora molto grezzo, però ha tanto tempo per migliorare, per se non raggiungere i livelli del padre avvicinarli.
A Kulusevski do 5, bruttissimo primo tempo, però devo dire che spesso ce l'ha la giocata, però è troppo timido, alle volte sembra veramente una... Io voglio capire perché non prova il tiro in porta. Pazzesco. Mi dispiace molto, è una cosa che non riesco a capire. Cioè, tra l'altro, sai qual è la questione, Andrea? Che Kulusevski, tutto gli avrei detto, tranne che non era un calciatore di personalità, ed Edo, che l'ha visto anche dal vivo, me lo potrà confermare, Kulusevski è uno che la giocata l'ha tentata sempre nella sua carriera, anche quando era ragazzino e giocava al parchetto con gli amici. Non capisco perché non prova il tiro in porta. Arriva al limite dell'area anche quando fa una giocata determinante, ma sembra che poi gli sia proibito tirare. Boh, non me la spiego questa cosa. Perché lui preferisce imbucare, l'abbiamo capito, però ci sono momenti in cui non ce l'hai quello spazio. Ma Francesco, ma di quando sono quelle parole? Non credo che siano di stasera. No, di oggi. Wow, e le ha dette Pirlo? Sì. Sta reagendo da campione. Quando arrivi alla Juventus a 20 anni hai tante pressioni, non è la stessa cosa che giocare nel Parma. Qui ogni partita è importante, ogni passaggio è importante. È Morata su Kulusevski? Non lo so, forse ha parlato, perché ho visto che ha parlato tanto Morata... E poi Pirlo. Edoardo, sia sulle giocate sia su queste parole, a questo punto commentiamo. Io sottoscrivo le parole e ne parlavo sempre con il mio amico Franci, e secondo me ha reagito da grande campione dopo l'errore. Cioè, secondo me ha fatto una partita seria dopo l'errore. Dà sempre l'idea di essere un po' moscio, un po' più moscio rispetto agli altri, però se il paragone è Chiesa, tutti sono mosci in squadra, però secondo me la prestazione è sufficiente se togliamo l'errore che non è stato decisivo nella partita. E a Morata sono d'accordo, 7,5-8, perché poi fa tutto e decide. E Chiesa gli do 6,5 tendente al 7. Voglio chiedere alla chat se al momento in Europa mi trovate altre due ali incisive come Federico Chiesa. Io do 7, io Morata non ho dato il voto. Edo, se tu avessi fatto questa cosa ad agosto... No. Mamma io mia, chiedo mamma. Sané e Sterling, sì. Vogliamo intenderlo come ala, non so, incisivamente così, non lo so. Ma è più attaccante però, dici Michael. Sta continuando a avanzare il baricentro. Ma anche Sterling adesso non fa più l'ala. Infatti c'è stata un'evoluzione, cioè... Quella di Chiesa è un'evoluzione di tutto tondo. Però ragazzi, no, scusate, perdonatemi, alla Fiorentina Chiesa la seconda punta l'ha fatta spesso e comunque negli ultimi anni, visto che la Fiorentina era in difficoltà, lo mettevano spesso lì e non era lo stesso calciatore. Anzi, certo. Si diceva, mettiamolo dietro a tutta fascia, certo. E molti gli dicevano, infatti, che con Conte nel suo 3-5-2 sarebbe stato il giocatore perfetto. In realtà è un giocatore perfetto per qualunque squadra, mi verrebbe da dire. La notavo questa cosa, cioè la noto partita dopo partita, perché veramente pensavo a un Chiesa che potesse servire a questa squadra nella risalita del campo, invece è un giocatore che negli ultimi metri ha un'incisività pazzesca, sia in termini di gol che di assist. Io non gli ho dato il voto perché ancora non gliel'avevo dato, gli do 7 pieno, perché Chiesa riesce ad accendersi fregandosene totalmente di come ha giocato i 50 minuti prima. È un giocatore che riesce ad incidere a prescindere se prima ha fatto o meno una buona prestazione. È convinto dei propri mezzi, ha cattiveria, è autosufficiente, cioè mi riferisco al fatto che spesso è determinante anche se la squadra non lo coinvolge molto, partendo da destra, da sinistra in modo diverso ti crea sempre qualcosa, e ha anche una capacità quando gioca a sinistra di prepararsi il tiro che pochi hanno in questa squadra. Direi Fabio, se come con McKennie nel giro di poche settimane intendi il riscatto? Sì, perché lui non aveva i 10 gol e 10 assist, o erano solo però, sai che erano, non ricordo, però ragazzi, no, c'era era un prestito biennale per Federico, eh? Però c'era l'obbligo al verificarsi di determinate un certo tipo di 10 gol e 10 assist in 2 anni. Però forse era una concatenazione di,
Sì, no, no, c'era l'obbligo. Ce li ho, Fabio, i numeri se vuoi. Prego, 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 sì. Prestito biennale con pagamento di 2 milioni la stagione 2021 e altri 8 milioni 21-22. Nel 2022 la Juve ha il diritto di riscattarlo con altri 40 milioni, a cui vanno aggiunti bonus facili, come diceva Michael, per ulteriori 10 milioni di euro. No, però nel 22 tu lo devi riscattare per forza, sì, se nel 22. Nel 22, quindi questo, ma credo che rinnoveranno il prestito, lo riscatteranno comunque, però una mera questione economica, rinnoveranno il prestito e poi daranno l'altra tranche. E sarà un'arma. No, no, il prestito è biennale, quindi non devi rinnovare niente. Il prestito è biennale. Chiesa, sì, certo. Sarà un'arma in più anche per Mancini, perché sarà un Chiesa totalmente diverso con la scorsa. Porca miseria. Sarà divertente seguire la nazionale quest'estate, speriamo anche di vedere nel pubblico. Aggiungo l'ultima cosa su Chiesa in questo campionato, in questa stagione in generale, è con caratteristiche chiaramente diverse quello che Dybala è stato l'anno scorso, in termini di incisività nelle partite, soprattutto contro squadre importanti. Atalanta, non so quanti oggi è stato decisivo perché ha accelerato Porto. Dove non ha fatto secondo me una gran partita Porto, tecnicamente, cioè lui sbaglia, chi l'ha fatta? Ma scusate ragazzi, Chiesa non ha bisogno di fare una gran partita. L'ho detto prima infatti, Fabio, è uno che se ne frega di quello che succede prima. Ha molta grinta, no, perché lui ha provato 5 dribbling e non gli sono riusciti, nel senso non ha azzeccato le scelte a Porto. Certo. Perché lui, ripeto, è molto grezzo, però ragazzi, è un giocatore, ripeto, lui chiaramente Dybala ha un altro piede, però ragazzi, noi lo stiamo giudicando perché fa gol e fa assist, cioè fa giocate decisive, è quello che faceva l'anno scorso Dybala, e quindi per questo ci si mette all'occhio, non è che crea la superiorità, fa il movimento giusto, no, è concreto, gol, assist. È quello che mancava, perché qui andava solo Ronaldo o Dybala. Allora, ringrazio Abra per i 104, beh, 104 ne ha donati, non poteva donarne di più o di meno, 104, va bene. Grazie Abra per i 104 bit, qualche messaggio. La partita di oggi mi dà una brutta conferma malincuore, per finché CR7 resterà non riusciremo a giocare bene per 20 minuti, ho visto la Juve, poi ognuno la pensa a modo suo. Abbiamo parlato ampiamente prima. Chiesa ha fatto il salto più mentale che su quello tecnico, ha capito cosa significa stare alla Juventus. Non sono d'accordo. Chiesa è sempre stato questo calciatore qui, ed è per questo che io speravo che la Juve lo comprasse, perché dal punto di vista della cattiveria ho fatto sempre il paragone con Bernardeschi quando era alla Fiorentina, e anche in un famoso, l'esempio che facevo è sempre stato un famoso europeo fatto con l'under. Parliamo proprio di cattiveria, di voglia di arrivare sul pallone, di voglia di emergere. Chiesa ce l'ha sempre avuta, anche alla Fiorentina, quindi non è la Juventus che l'ha plasmato. Chiaramente giocando con grandi campioni, allenandoti con grandi campioni, migliori anche come calciatore, migliori anche come atleta, migliori tantissime cose. Quindi per questo è, infatti, Ginepri 87 lo conferma, Chiesa tiene cogliones, ma ce li ha, e secondo me, Edoardo, essere figli di calciatori in questo caso aiuta. E ragazzi, la prima stagione che ha fatto, questa prima stagione che sta facendo, è nettamente superiore alla prima che fece comunque una buona stagione. Volevo chiedere ad Edo, essere figli di calciatori in questo caso non ti plasma un po' di più, non ti forgia caratterialmente, sei pronto perché tuo padre ha fatto la stessa vita. Esatto, ma mentalmente sì, penso di sì, anche perché tu cresci sia con quell'esempio in casa e con quella dedizione al lavoro, tu sai che per arrivare a quel determinato livello, e poi il papà era discretamente bravo, io non l'ho visto giocare perché sono troppo giovane, però molto bravo, penso sia molto bravo. Esatto, e quel qualcosa in più te lo dà, ovviamente, poi però ci devi mettere tanto di tuo, tanto. Questo commento è perfetto. In campo è anche un po' figlio di puttana, però nel senso buono. Ma ci c'è una cosa, Fabio, l'assist che fa oggi è emblematico di questo. Sbaglia, cioè rinvia quel pallone e poi si fionda su quel pallone con una cattiveria impressionante prima di dare l'assist a Morata. Edo, stavi aggiungendo qualcosa? Sì. No, su questa cosa del figlio di buona donna. A me non, io avevo un po', come si dice, storcevo il naso, no? Quando si parlava di Chiesa, perché
quel giocatore lì alla Fiorentina mi stava sulle palle, ma adesso che nella mia squadra un giocatore così è totalmente godurioso. Ma voi tu sei più piccolo, Edo, Michael se lo ricorda, Pavel Nedved quando giocava alla Lazio tu lo odiavi, e poi la Juventus diventa l'idolo di tutti quanti, è sempre così. Michael, sei mutato, però attenzione, sei mutato, aspetta, ecco. Ma io sempre Nedved l'ho sempre apprezzato, non è un calciatore. Sì, però tendenza, cioè voi Nedved, il tifoso milanista interista, lo odia perché incarna non solo chiaramente tanta juventinità, ma è una persona non semplice. Simone quando parla di Barella, no? Ma mi sta sulle balle, ma è fortissimo. Sì, è vero, Barella mi sta sulle palle anche a me, però lo vorresti alla Juventus? Vieni alla continuazione domani mattina, assolutamente. Ah, questo sicuramente. Assolutamente, certamente. Lo sceriffo ci ha chiamato vecchi. Si riferisce ad Edo, forse ad Edo? Non lo so. Ah. Ma sono vecchio anche io, Paolo. Quindi per lui sono vecchio anche io, quindi non è un problema. Manca il voto ad Andrea Pirlo e poi ci salutiamo. Do un 7, dai, stasera gli do un 7. Michael. Sì, dai, 7, onestamente ha fatto, secondo me l'ha preparata anche bene perché siamo entrati bene in campo, quindi gli do 7, non ha sbagliato, non è andato nel panico, e bene, stasera veramente bene. Speriamo che se lo guadagni anche martedì sera. Andrea? Sì, mi accordo, 7 anche io. Edo? D'accordo, in linea, 7. Perfetto, fedele alla linea anche tu. Allora, un po' di annunci e poi ci salutiamo. Anzitutto, nei prossimi giorni faremo tante live, quindi state al passo con la Bianconera. Non siamo ancora in grado di fornirvi il palinsesto della prossima settimana, ma presto lo saprete. Sappiate che quasi ogni giorno faremo delle live. Probabilmente faremo il pre anche del Porto, il post sicuramente, andrà in onda poi il giovedì, se non sbaglio, Edo, siamo tutti teorici perché Alessandro può il giovedì, ci sono le coppe di mezzo, speriamo di passare il turno e tutto sarà molto più semplice per noi da gestire. Altra cosa, mettete il follow alla Bianconera su Twitch in questo momento. Sì, settimana piena, insomma, molto bello, speriamo di culminarla con il passaggio del turno, caro PM. Mettete il follow e abbonatevi alla Bianconera. Se volete partecipare alla live, se volete scrivere per labianconera.com, se non volete la pubblicità e se volete utilizzare le emoticon, vi abbonate a Twitch La Bianconera o con un vostro account personale oppure con Amazon Prime, perché con Amazon Prime è gratuito. No, non facciamo le fasi di barolio perché siamo quasi a 1:20 di live. E niente, ci salutiamo così. Vi ricordo, altra cosa. Tra poco, Francesco, noi facciamo un ride verso un altro canale. Rimanete collegati e comportatevi bene. Fate riconoscere il marchio Lei Bianconera sul canale che spammeremo. Non sappiamo a chi fare il ride. Ci dovrete consigliare. Non lo sappiamo, lo decidiamo in corsa, ma rimanete collegati perché... E se rimanete collegati, i punti canale ne guadagnate di più. Guadagnate più punti capisce, si chiamano, giusto? Assolutamente. Enzo Arlotta ha aperto un canale, no, ma punteremo ad invitarlo al posto Juve Inter, va bene, ci proveremo. Non so chi raidare, dovete consigliarci. Allora, aspetta, possiamo andare su un tema che non ce ne frega la mazza, anche fuori dal calcio? Esatto. Ok, allora... No, le brutte intenzioni, ok? Le brutte intenzioni, si parla di tanto, c'è Sanremo, li facciamo mettere Sanremo a tutti quanti, dai. Ok, aspetta che organizziamo. Le brutte intenzioni, ma com'è scritta? Allora, le trovato. Perfetto, rimanete. Qualche streamer tipo Power o Murari, quelli... Addio a tutti. Ragazzi, ci salutiamo, ciao a tutti. Ciao.